campionato Fiorentina. Benvenuti in questo nuovo episodio. Vediamo insieme la classifica della competizione. Ci colleghiamo adesso con lo stadio per la diretta della partita. Vediamo come sono schierate in campo le squadre. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Il blu e il nero dell'Atalanta la fanno da padroni sugli spalti del Gavi Stadium, già pronto all'azione, come potete vedere dalle immagini. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. Pallone nello spazio, può cercare taglio in mezzo, se ne va, è libero e può calciare da lì. Palla dentro di Lookman. Si sbarazza dell'avversario. Palla dentro di Bellanova. Lookman! Beh, questa è proprio una ciabattata, Niente gol né da una parte né dall'altra. Può arrivare Kane! La palla supera la linea di porta! Un assist delizioso, Fabio. Avere in squadra qualcuno con una tale consapevolezza degli spazi è un vantaggio notevole. Ha la possibilità di andare verso la porta. Un salvataggio molto efficace. Una parata pazzesca del portiere. Bisogna lodare l'estremo difensore. Ha letto benissimo la situazione. Reteghi. Riceve la palla. Potrebbe essere il suo momento. Prova la conclusione. Si era creato una buona occasione col dribbling, però non l'ha concretizzata. Si è liberato bene e aveva lo specchio della porta davanti a sé. Avrebbe potuto fare molto meglio da quella posizione. Non ha esitato a farsi sotto e ha avuto la meglio. Ken prova con una palla filtrante. E passa! Vediamo se può capitalizzare. Tenta la conclusione! Il pallone è dentro! Ora doppio vantaggio per loro. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Bel tocco in avanti, riceve palla da dietro, Crossinelli stacca e colpisce di testa, ha fallito una clamorosa occasione. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Che opinione ti sei fatto di questi primi 45 minuti? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. 2-0, un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. Le squadre stanno tornando in campo. Diamo la linea alla regia per il secondo tempo. Partiti!
e speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Lo supera, va al cross, grande giocata difensiva, effettua un passaggio lungo. Retegui, attenzione, c'è spazio in ripartenza, prova a lanciare il compagno, riceve in ottima posizione. Che giocata in dribbling, cerca la traccia, ecco il tiro. L'affluenza di quest'oggi è ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminante. Se ben eseguito, un passaggio in profondità può essere letale. Peccato che qui la conclusione non sia stata all'altezza del suggerimento ricevuto. Ci prova con un pallone profondo, tocco preciso, se ne va, la mette in mezzo De Ketelaere e l'allenatore decide di ricorrere alla panchina. Cambio per loro, può dare la scossa che serve ai suoi, questo attenzione, è sicuro. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Sfugge all'avversario con un numero, la cross in mezzo, va sul sicuro e l'allontana senza pensare. Recuperano il possesso, qui deve tirare, eccola la rete, 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente un'ottima giocata. Numero 22 Lukman, una bella giocata nello spazio. Numero 77, grande salvataggio di De Gea, difende la sua porta con efficacia. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Da una parte all'altra del campo, di certo non ci si annoia. La gioca in profondità. Grande applicazione difensiva con marcatore a uomo in questa fase. La scelta è giusta, ma dovevano pensarci prima, secondo me. Si sono resi conto troppo tardi che forse qualcuno qui meritava delle attenzioni particolari. Occhio alla conclusione! Supera la linea, gol! Sono protagonisti di un dominio incontrastato. Che passaggio, Fabio! Ci sono giocatori che vedono le cose prima che accadano. E chi è che non vorrebbe averli in squadra? I compagni devono solo farsi trovare pronti. Ottimo passaggio, Lukman! Ha colpito bene il pallone. L'arbitro ha già guardato l'orologio ed è fischio finale. Vittoria implacabile, hanno dominato la partita in tutti i 90 minuti, trovando spesso il gol e annichilendo una difesa troppo impreparata. Gudmundsson, come prevedibile, si porta a casa il premio per il migliore in campo. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Quando sfrutti bene le fasce laterali, garantisci ampiezza all'azione offensiva, costringi la difesa avversaria ad adattarsi, ad allargarsi, e questo ti permette, signori, di essere più pericoloso anche all'interno dell'area di rigore. Questa vittoria è nata da un ricorso sistematico al cross, Fabio. Hanno sfruttato molto bene le fasce, mettendo in mezzo molti palloni pericolosi. Gli avversari hanno perso perché non sono riusciti ad arginare i loro esterni. Siamo ai titoli di coda. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. È sempre un piacere lavorare con te, Fabio. Questi sono i risultati e la classifica della giornata.
Vediamo insieme chi sono i migliori marcatori. Queste sono le statistiche della rosa della squadra. Se ti è piaciuto questo video, metti un bel like ed iscriviti al canale. Arrivederci al prossimo episodio.